Le imprese creative e culturali sono un'importante leva strategica per l'economia del territorio. La Lombardia si colloca per il numero di occupati in questo settore al terzo posto in Europa tra 25 regioni europee, subito dopo l'Île-de-France e Londra. Ne abbiamo parlato anche con l'assessore regionale alle culture, autonomia e identità, Cristina Cappellini. Assessore, cultura e creatività per generare lavoro e per uscire anche dalla crisi. Questo è il cuore di questo incontro di oggi. Sì, questo è un evento molto importante a cui teniamo molto come Regione Lombardia, l'ha detto anche prima il Presidente Maroni intervenendo per il saluto iniziale, proprio perché guarda al futuro dei nostri territori, dei nostri giovani, delle nostre eccellenze e quindi mettendo a sistema delle idee innovative può essere una buona leva economica per i nostri territori in un momento di difficoltà come quello attuale. Penso che questi appuntamenti siano importanti perché non sono un punto di arrivo ma un punto di partenza. Oggi ci sarà una selezione molto importante, quindi i progetti che verranno scelti poi avranno possibilità di farsi conoscere anche al di fuori di queste quattro mura della Regione Lombardia. Vedo comunque che c'è una grande partecipazione di pubblico e questo mi sembra positivo perché denota un interesse per queste iniziative, per questo convegno. Nel programma con cui abbiamo vinto delle elezioni e l'ha ribadito appunto, come dicevo prima, il Presidente, un occhio ai giovani è sempre stato, diciamo, una delle priorità, quindi oggi è uno dei tanti eventi che metteremo in campo. Io penso ad esempio a Expo. Expo vorrà essere una vetrina per mettere in luce a livello culturale ovviamente le eccellenze dei singoli territori di Regione Lombardia, lo vado ripetendo da tempo, sarà proprio l'occasione importante per far conoscere ai turisti stranieri ma anche alle delegazioni straniere, a tutti i visitatori che verranno in quei 6 mesi molto importanti, il nostro territorio, le nostre bellezze, anche, mi permetto di dire oggi, alla luce di questo importante evento, anche a livello di idee, a livello creativo. Quindi, anche in vista di questo grande appuntamento, cercheremo di favorire quelle che sono le strutture e le condizioni per mettere i giovani talenti, soprattutto, nelle condizioni per poter lavorare meglio.